Allora, benvenute e benvenuti a questo incontro in questi tempi di coronavirus organizzato online, virtualmente, e con degli strumenti che normalmente facevamo tutti un po' più fatica a usare. E questi però in tempi normali sarebbero anche i tempi del 25 aprile e quindi sono anche i tempi giusti per un'iniziativa di questo tipo. Sul 25 aprile tante cose quest'anno purtroppo sono saltate, altre si stiamo cercando comunque di realizzarle in giro tutti, ciascuno le sue possibilità. Noi abbiamo cercato di recuperare con questa iniziativa che è stata realizzata con una collaborazione tra il Movimento 13 Gennaio di Bari, che ci ospita, Alternativa Libertaria, di cui faccio parte anche io, il Circolo Libertario Mantovano, per presentare un libro che è molto interessante, che è Storia di Antifascismo Popolare Mantovano, un libro che al momento non c'è, che è stato, nel senso che è stato pubblicato, ma non è ancora stato distribuito. Il libro nasce dalla ricerca del professor Giovanni Cattini, docente di storia contemporanea di Barcellona, presso l'Università di Barcellona, ed è stato pubblicato per la Franco Angeli con il contributo dell'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, rappresentato oggi da Daniela Ferrari, la presidente, ma con il contributo anche della CGIL di Mantova, dell'Archivio Franco Salomone, dell'ANPI di Mantova, di Europa Megenuit e sempre del Circolo Libertario Mantovano. I mantovani forse si meraviglieranno di non aver mai sentito parlare del centro di documentazione Franco Salomone, ma perché in effetti questo sta nelle Marche. E diciamo che è una sorta di chilometro zero politico, perché il centro di documentazione ha lo scopo di raccogliere, conservare e valorizzare a fini storiografici la memoria dell'anarchismo di classe, e in questo senso il libro che ci è stato proposto sembrava molto interessante. Poi, andando avanti, ci ha parlato anche recentemente. Raccordo anche con la settimana rossa, per cui siamo piuttosto sentire nel dettaglio cosa era raccontato. Gracchia, si sente? Ah no, un altro. Allora, intanto lascerei la parola un attimo a Daniela Ferrari, di storia moderna e contemporanea di Mantova, e poi dopo al professor Cattini e a Giancarlo Leoni. Grazie dell'invito, saluto tutti. Ha già anticipato Lia quelli che sono gli enti che hanno collaborato alla realizzazione di questo volume, che è una ricerca inedita e per questo particolarmente interessante, tanto più perché è basata su fonti d'archivio. L'autore, Giovanni Cattini, che è docente di storia contemporanea presso l'Università di Barcellona, ma che ha origini mantovane, e che già proprio presso l'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea aveva preparato la sua tesi di laurea sulle giornate rosse del 1919, da lì poi ha sviluppato questa ricerca molto interessante e ha davvero ricostruito dei tasselli di memoria perduta che riguarda la ricostruzione in particolare di oltre 40 biografie di mantovani che hanno partecipato alla guerra civile spagnola e quindi in difesa dei valori della democrazia e della libertà. Non tolgo altro spazio perché i relatori e soprattutto l'autore stesso e poi anche Giancarlo Leoni, l'architetto Leoni che tanto si è prodigato e lo ringrazio davvero per la realizzazione di questa iniziativa. Ovviamente anche noi pensavamo di organizzare a Mantova la presentazione del volume, ma adesso bisogna pensare a nuove strategie di comunicazione, quindi non escludo naturalmente che riprenderemo un'iniziativa analoga e intanto ringrazio davvero l'archivio Franco Salomone che ha dato questa, creato, organizzato questa prima opportunità. Quindi prego, procedete pure adesso poi eventualmente magari intervengo con qualche domanda o qualche osservazione alla fine della presentazione. Grazie. Vado io, non, come funziona? Sì? Perfetto, Sì. va bene. Allora, ciao a tutti, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare l'archivio Franco Salomone per l'opportunità di aiutare la pubblicazione del libro, così come l'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, Giancarlo Leoni, Giancarlo Barozzi e tutti gli amici, amiche, compagni vari che hanno aiutato la pubblicazione del libro, del presente libro che prima
prima di entrare nell'argomento vorrei fare dei piccoli preliminari ricordando che questa ricerca iniziò più di 20 anni fa come tesi di laurea che lessi a Bologna nel 1998 e che praticamente il grosso della prima parte delle ricerche iniziò nel 1996-97 nel 60° anniversario della guerra civile spagnola, un poco con diciamo nell'eco del grande successo internazionale che accompagnò il film di Ken Loach Terra e Libertà e che vi propose a un livello internazionale l'importante esperienza libertaria e tutto quello che significò la guerra civile spagnola come un momento non solo di conflitto fra le democrazie e i fascismi, ma anche come un momento di grande trasformazione sociale, di grandi esperimenti rivoluzionari. In questo senso cercai appunto quello che erano il contributo dei mantovani di Mantova e provincia nella guerra civile spagnola e andai appunto a cercare nelle pubblicazioni specialistiche del volontariato garibaldino di Spagna e nel volontariato anarchico italiano quelle che dovevano essere diciamo la partecipazione dei mantovani nella guerra civile spagnola e in quello che era stato questa esperienza. E quindi appunto cercai negli archivi prima di Mantova, l'archivio di Stato, negli archivi dell'ANPI di Mantova le tracce di questi mantovani e poi appunto andai a Roma dove nell'archivio centrale dello Stato appunto cercai appunto quello che erano le tracce di questi mantovani nei loro fascicoli giudiziari, perché poi la ricerca fu ovviamente anche arricchita dallo spoglio di varie riviste specialistiche, dagli archivi Aurelio Chessa, Camillo Berneri e altri vari archivi, fra cui quello di Milano, della Feltrinelli. E questa, diciamo, questa prima parte della ricerca fu appunto oggetto della tesi che lessi nel 98. Questa tesi sarebbe rimasta inedita se nel 2018 appunto Giancarlo Leoni con Giancarlo Barozzi non si fossero messi dietro di me per farla pubblicare e per rileggerla. In questi due ultimi anni e mezzo, dal 2018-2019, quello che è stato il lavoro di rilettura della tesi si è basato su una lettura delle pubblicazioni che erano state fatte dopo 20 anni, quindi potete immaginare il grande salto per poter rileggere tutta questa esperienza. E principalmente mi ha aiutato molto, a parte le pubblicazioni dei vari libri che erano stati pubblicati in questo periodo, pure il fatto di poter consultare gli archivi russi, gli archivi del Regaspi, che mi hanno permesso leggere i fascicoli dei vari antifascisti mantovani, dei vari fascisti italiani, nello specifico dei mantovani. Ecco, detti questi preliminari, quando parliamo dei mantovani non parliamo di un soggetto omogeneo, parliamo di un soggetto profondamente eterogeneo. Stiamo parlando di una quarantina di antifascisti, fra i quali un 7-8 anarchici, sicuramente anarchici, e poi altri che antifascisti generici e un 20 militanti comunisti, sicuramente appunto di fede comunista. Però appunto quello che contraddistingue questi militanti che vanno alla guerra civile spagnola è la loro estrazione popolare, una estrazione popolare che praticamente sono nella loro grande maggioranza lavoratori delle classi subalterne che si dedicano all'agricoltura o alla costruzione e che appunto formano parte di un amalgama rivoluzionario in cui i confini sono labili fra queste organizzazioni rivoluzionarie e soprattutto alla prospettiva di questi militanti di base che nello studio analizzo
praticamente dalle giornate rosse di Mantova del 1919 fino alla guerra civile spagnola e poi con una, diciamo, una piccola partecipazione in quella che è la resistenza. Uno degli elementi che naturalmente salta agli occhi è che questi antifascisti sono persone che, se le compariamo con il congiunto di tutti gli antifascisti che lottano alla guerra civile spagnola, specialmente degli italiani, vediamo che i mantovani sono per fasce d'età sono abbastanza anziani e questo si vede in una maniera chiarissima nei primi volontari della colonia italiana nel 1936, in cui vediamo che appunto l'età media è ben superiore ai 40 anni. In questo senso allora volevo sottolineare l'importanza di vedere come questi soggetti si fossero politicizzati già alla fine della prima guerra mondiale e che fossero la maggior parte li troviamo appunto nel biennio rosso e specialmente nelle giornate rosse di Mantova del dicembre 1919 e poi nella lotta fascista del 1920-21, perché poi, come forse sappiate, appunto a Mantova dal 1921, dalla fine del 1921, il fascismo fu riuscì a imporsi a tutta Mantova e provincia e che quindi questi antifascisti sono tutti accomunati dal fatto che nella loro gran maggior parte sono costretti a abbandonare la zona di Mantova o dei loro paesi della provincia di Mantova, in quanto per poter sfuggire appunto dalla violenza fascista sono costretti a ripiegarsi nell'esilio. È un esilio che segue delle strade prima, diciamo, segue delle strade italiane e poi delle strade estere, ovvero il primo luogo è la maggior parte ripiega sulla capitale, su Milano, sulla capitale lombarda, diciamo su Milano, perché la grande città permette un anonimato che le piccole località mantovane non potevano dare a questi antifascisti che si erano messi in luce in questi torbidi e in questi movimenti rivoluzionari così profondi dal 1919 al 1920. E quindi diciamo che una terza parte di tutti questi volontari ripiegano sulla città di Milano e molti altri su Torino e su Genova. Da qui è la diaspora per l'esilio, perché anche in queste città alla fin fine i fascisti arrivano a controllare la presenza dei sovversivi e di questi mantovani, ecco, vediamo come ciascuno di questi è costretto già dai primi anni 20 e alla fin fine a dover andare in Francia, che è, diciamo, il paese che accoglie in un momento o nell'altro la grande maggioranza dei militanti antifascisti, i anarchici, i comunisti, i socialisti mantovani, e però questa, diciamo, che la Francia è come una cosa comune a tutti i rifugiati antifascisti italiani, agli esiliati italiani, e questa della Francia sarà un rifugio molto labile, in quanto molti di questi antifascisti subiranno in maniera ripetuta l'espulsione dal paese e differenti processi. Per fare un esempio, per andare nel terra terra, possiamo vedere come per esempio Angelo Bonisoli, mantovano nato a Castelforte, che nel 1897, attivo rivoluzionario nel primo dopoguerra, e che già dal 1923 è costretto a scappare in Francia per non essere arrestato dai fascisti. E in Francia è già espulso nel 24, rimane clandestino in Francia, nel 26 è nuovamente espulso, però riesce a rimanere clandestino in Francia una volta di più, e poi finalmente è espulso nel 1927 dalla Francia e quindi deve ripiegare in Belgio, poi per tornare in Francia, da cui è espulso un'altra volta nel 1930. In questo senso, nel 1931 la Seconda Repubblica Spagnola diventa per Angelo Bonisoli un posto dove poter rifugiarsi.
E qui in Spagna Angelo Bonisoli continuerà ad essere espulso in maniera ripetuta, nel 1933 espulso, come anche nel 1934, però sempre con uno stratagemma o nell'altro riesce a rimanere nel paese iberico. Ricordiamo che la Seconda Repubblica Spagnola nel 1931 diventa un po' un paese di richiamo per tutti gli antifascisti italiani, che, come abbiamo detto, vengono espulsi dai paesi in maniera ripetuta, come se fosse una partita di ping pong, dalla Francia al Belgio, alla Germania, alla Svizzera, e la maggior parte degli esiliati italiani politici, esuli politici, sono costretti appunto a cercare sempre un paese che li possa ospitare. In Spagna, la Spagna, quindi la Repubblica Spagnola, diventa un paese che offre un rifugio a questi antifascisti anarchici italiani fin dal 1931, però già nel 1932-33 inizia una campagna sistematica contro gli stranieri e soprattutto contro quelli che erano considerati pericolosi per l'ordine pubblico. Ricordiamo che ci saranno appunto anche dei casi molto famosi, dell'espulsione di vari militanti anarchici italiani già fra 1932 e 1933, ma anche casi luttuosi come nell'aprile del 1934, che la polizia, in questo caso una polizia catalana, uccide un militante anarchico italiano. In questi anni, quindi, diciamo che la Repubblica Spagnola diventa albergo e diventa posto di rifugio di vari anarchici mantovani e italiani in generale, però che non è per nulla un periodo semplice per tutti costoro, perché, come abbiamo detto, dal 1932-1933 esiste una repressione costante e crescente verso l'opposizione e soprattutto verso i rivoluzionari stranieri. Fra gli altri, uno dei personaggi a cui ho dedicato più pagine del libro è un altro anarchico che si chiama Giuseppe Ruozzi, che sicuramente forse da alcuni di voi è conosciuto perché è un giornalista che scrive praticamente settimanalmente delle cronache per il risveglio anarchico di Ginevra, per il giornale anarchico che viene pubblicato da Bertoni a Ginevra, ma anche per la Dunata dei Refrattari, il conosciuto giornale anarchico americano, in cui spiega appunto gli avvenimenti e le persecuzioni che la Repubblica fa verso il movimento anarchico più grande d'Europa, che è il movimento anarchico spagnolo. Come vi stavo dicendo, sono vari gli anarchici e anche gli antifascisti e mantovani che accorrono poi al 1936, quando il colpo di Stato di Franco apre la guerra civile, apre una guerra civile e che diciamo che in poche settimane è un richiamo per l'antifascismo mondiale. Per lottare in Spagna contro il nuovo colpo di Stato appoggiato da Mussolini, da Hitler, e che poi negli ultimi studi si è visto che appunto è stato uno studio, sto pensando nei vari studi che hanno dimostrato appunto l'appoggio di Benito Mussolini già dal 1931 alle forze reazionarie spagnole per finire con la Repubblica per fare un colpo di Stato che finalmente riuscirà dopo 3 anni di guerra. Quello che mi interessa sottolineare è che appunto nei primi mesi della guerra civile, ci abbiamo attraverso il mio libro, potete vedere questa immagine di un testimone diretto che è il Giuseppe Ruozzi, e poi ci sono tutti questi vari antifascisti e molti di differenti orientazioni politiche che combattono nell'antifascismo e nella colonna italiana che si organizza nell'estate del 1936, che è il primo gruppo
di stranieri organizzato sarà appunto la colonia italiana che lotterà con gli anarchici nel fronte aragonese, nel nord della Catalogna, andando su verso Saragozza, che vanno appunto per cercare di liberare la mitica città, Saragozza, la città che era considerata uno dei grandi capisaldi dell'anarchismo iberico, però che era caduta sotto diciamo, sotto lo stivale dei militari nel luglio del 1936. E qui vediamo che appunto nella sezione italiana della colonna Scaso di questi anarchici troviamo 4-5 anarchici mantovani, ma anche troviamo socialisti come Filippo Pagani, che è un socialista unitario che sarà fra i primi a correre anche lui in Spagna per lottare contro il fascismo, per la rivoluzione sociale, e lascerà appunto degli articoli che verranno poi pubblicati, curiosamente, da tutta la stampa antifascista, dalla stampa comunista, dalla stampa anarchica, dalla stampa repubblicana, perché lo stesso Filippo Pagani morirà nel settembre del 1936 in un'operazione militare contro i fascisti alle porte di Saragozza. Fra i vari militanti troviamo anche un comunista, Renzo Manzini di Custello, che era già attivo nelle giornate rosse del 1919 e che poi lo rivediamo lottare in vari momenti durante il Biennio Rosso, nelle lotte antifasciste, nelle lotte contro gli squadristi, ripiegare in Francia e poi essere uno dei primi appunto andare a lottare al fianco dei volontari italiani della prima ora appunto del luglio-agosto del 1936. Ovvero possiamo sottolineare ecco, questa pluralità dentro di questa colonna italiana, una colonna italiana che, come immagino sappiate, non sopravviverà alla ristrutturazione dell'esercito popolare, che si creerà l'esercito popolare della Repubblica e che alla fine d'anno, inizi del 1937, buona parte dei membri della colonna italiana alla fin fine lasceranno il fronte, altri andranno alla 28ª divisione che raccoglierà la maggior parte dei militanti anarchici internazionali e italiani, soprattutto che vorranno continuare a C'è evidentemente un piccolo problema di connessione. Vediamo. Riusciranno a, diciamo, per una Ci politica di siamo un parte. attimo persi. È andata via un attimo la connessione. Mi sentite? Adesso sì. Però. Dai. Dove siete rimasti? Che no, non so se. Dove, fino a dove mi avete sentito? Sì? Via, Mi rispondi sentite? tu. Qualcuno mi potrebbe rispondere, per Due favore? minuti fa, fino a 2 minuti fa, quando stavi descrivendo tutta l'attività, è saltata un paio di minuti fa. Allora, quello che vi stavo dicendo, appunto, che l'attività della colonia italiana arriverà fino agli inizi del 1937, Hai parlato della 28ª divisione. Ecco appunto quando verranno poi sciolte tutte le colonne gennaio-febbraio verranno sciolte le colonne e riorganizzate tanto in funzione delle divisioni, di cui appunto la 28ª divisione sarà quella appunto di riferimento anarchico.
Quindi quello che volevo aggiungere era appunto, senza dilungarmi adesso troppo nel spiegare tutto il libro, anche la presenza di un'altra ventina, più di 25 mantovani che parteciperanno nella Brigata Garibaldi dalla difesa di Madrid del novembre del 36 fino alla fine dell'agosto. Agosto-settembre del 1938, dove appunto sull'Ebro moriranno altri mantovani, fra cui possiamo ricordare Emilio Panza, che era stato un attivo militante socialista, rivoluzionario, attivo nel Biennio Rosso, attivo nelle giornate rosse a San Benedetto Po, e che poi era stato appunto attivo nella lotta antifascista e che morirà nell'Ebro, o nell'Ebro morirà pure un altro mantovano nel settembre 1938, nella battaglia dell'Ebro, che è considerata un poco come la più grande battaglia della guerra civile, là dove appunto moriranno la maggior parte di uomini durante appunto questa guerra, della guerra civile spagnola. La battaglia dell'Ebro è quella più terribile, come costo di vite umane. E qui morirà pure anche Aldo Lambrocchi, mantovano, che era emigrato anche lui a Milano nel primo dopoguerra, e che era diventato conosciuto per essere un ardito del popolo, e che aveva stato poi, era addirittura era andato nell'Unione Sovietica, e nell'Unione Sovietica era caduto in disgrazia perché appunto era diventato una vittima dello stalinismo, per essere amico di antifascisti non stalinisti, e questo l'aveva appunto portato in disgrazia. Però ciò nonostante era stato spedito in Spagna durante la guerra civile, dove appunto morì nel settembre del 1938. Detto questo, appunto, diciamo che di questi 40 mantovani, 8-9 muoiono nella guerra civile spagnola, e molti appunto riescono a far sparire le proprie tracce all'autorità di polizia, e altri alla fin fine vengono arrestati, seguono le sorti del popolo spagnolo nel 1939 e vanno nei campi di lavoro che sono stati allestiti, dei campi di prigionia in tutta la frontiera franco-spagnola, e finalmente di quel campione mantovano ho rintracciato la presenza di 5 o 6 persone particolarmente attive poi durante la resistenza dal 43 al 45, nella resistenza antifascista dopo l'8 settembre. Ecco, questo diciamo è un profilo. È quello dei mantovani, come vi dicevo, un profilo che ci permette vedere la grande eterogeneità dell'antifascismo di base, di un antifascismo popolare, di un antifascismo che non è, a parte alcuni casi, non parliamo nella grande maggioranza di militanti di partito fedeli, ma di militanti di organizzazione, e come minimo militanti partitari di una grande trasformazione sociale. Ecco, diciamo che dopo 20 anni, ecco, di esili, la grande maggioranza di questi antifascisti, durante la resistenza ormai abbiamo appunto solo poche esperienze di lotta, fra cui sicuramente la più conosciuta è quella del militante comunista Cesare Roda, che sarà molto attivo nei GAP a Milano, e poi appunto sarà una persona pubblica nel dopoguerra, per quello che è stato il suo ruolo nel Partito Comunista Italiano in Lombardia e poi nella Federazione di Mantova. Invece, per quel che riguarda gli anarchici, sicuramente il personaggio, uno dei personaggi che io più ho seguito nel mio studio, che era quello che si chiama Giuseppe Ruozzi, riesce a far scomparire le sue tracce dalla polizia. La polizia lo continua a seguire nel 1970,
invece il povero era riuscito a rifugiarsi in Francia, dove visse e continuò a spedire dei contributi alla stampa anarchica fino alla sua morte nei primi anni 60. Invece Carlo Castagna, un altro attivo anarchico, è sicuramente uno dei più anziani di tutti i Mantovani, perché era nato nel 1878 e che arrivò in Spagna praticamente con 58 anni. Era considerato come il nonno della colonia italiana. Riuscì a stare quasi un anno nel fronte, però poi nell'aprile del 1937 andò nelle retrovie e rimase in Spagna fino alla fine della guerra civile, quando poi fu tradotto anche lui alla frontiera insieme a tutti gli esuli italiani e spagnoli della guerra civile spagnola, e poi dal campo di concentramento francese andò all'Italia, dall'Italia al confine, e sappiamo che poi morì nel 1955 in Italia a Bozzolo, e questo diciamo che è un altro esponente di questi differenti, questi eterogenei militanti antifascisti mantovani, anarchici, comunisti, repubblicani che abbiamo studiato in questa ricerca. Ecco, io direi che questo mio primo intervento lo finirei qua. Se ci sono domande, interventi, sono ben lieto di poter rispondere. Bene, io intanto ringrazio il professor Cattini, ringraziandolo per l'esposizione chiara e anche molto puntuale. Avevamo previsto anche la presenza del dottor Barozzi, che non è potuto essere presente, però io lascerei la parola a Giancarlo Leone invece, che possa così interloquire con Giovanni Cattini. Sì, grazie. Oltre che a ringraziare di nuovo tutti coloro che hanno sostenuto la pubblicazione di questo volume, che si è completamente autofinanziato, almeno quindi con tutta grazie all'istituto che ha coordinato la pubblicazione, al CGIL di Mantova, all'ANPI, e come già all'inizio è stato citato anche il Circolo Libertario Mantovano, Europa Megenuiti, insomma, e molti altri singoli che hanno contribuito singolarmente, alcuni dei quali sono collegati oggi, che stanno ancora aspettando il libro in realtà, perché il coronavirus ha bloccato la distribuzione, quindi abbiamo questa presentazione che in realtà solo alcuni sono riusciti ad avere le copie. Io volevo fare alcune brevi, 5 minuti, non di più, considerazioni sulle cose che ho trovato importanti scritte nel libro, che credo che possano essere molto utili. Innanzitutto, quando si ricostruiscono queste parti di storie, in realtà riscopriamo alcuni aspetti che probabilmente non erano stati così nella storiografia particolarmente sviluppati. Uno di questi è quello che possiamo chiamare la continuità storica che porta alla lettura di questi protagonisti. Cioè abbiamo dei militanti, come ha detto Cattini, popolari, che in realtà iniziano a portare avanti istanze sociali, politiche e sindacali già dai primi del Novecento. Lo stesso Cattini, scusate, lo stesso Castagna, che ha citato Cattini, è un personaggio assolutamente interessante da questo punto di vista, perché inizia a Marcaria, cioè nella campagna mantovana, che aveva una lunga storia di lotte sindacali bracciantili, già nella seconda, nella fine dell'Ottocento, mette in piedi la sezione socialista del Partito Socialista, e poi dopo evolve attraverso un'attività sindacale quando emigra in Svizzera, quando
poi va in giro per l'Europa, portando avanti il senatore fino a sviluppare tutta l'attività dell'anarchismo, partecipare ai convegni in Francia e così via. Ecco, quando dico continuità vuol dire che c'è in queste storie un legame tra prima delle giornate rosse, quindi il movimento sindacale, le giornate rosse, tutte le lotte che vengono fatte anche nelle altre parti d'Europa. In realtà loro emigrando portano e si collegano ai sindacati, alle attività, alle iniziative politiche delle altre parti d'Europa. Vi faccio una provocazione da questo punto di vista. Loro sono in realtà rappresentano i primi costruttori dell'Europa, no? In qualche modo, perché c'è questa contaminazione delle idee di libertà che sì, sono rivoluzionarie, sì, guardano successivamente poi anche a quello che avviene in Russia per alcuni settori, però hanno questo tipo di come dire, iniziativa politica importante. Ma la continuità poi c'è anche dopo la sconfitta, cioè l'esperienza in Spagna per tutti i volontari è un'esperienza che in un qualche modo è drammatica, cogente, perché, come dire, si viene sconfitti dal franchismo, dal fascismo e dal nazismo, che ovviamente investe molto su questo, i militari, i volontari dell'esercito italiano fascista che vanno in Spagna sono 70-80 mila, cioè quindi c'è un grosso investimento in questo, oltre che dei militari di Hitler e quant'altro. Quindi anche dopo la sconfitta, che cosa succede? Che molti, i sopravvissuti, emigrano poi in Francia, la Francia li espelle. E molti di questi vengono mandati al confino, cioè subiscono anche il confino e molti di questi a ventotene. E dopo la liberazione del confino, questi rimbracciano le armi e vanno a combattere nelle formazioni partigiane della resistenza. Ed è interessantissimo, Castagna percorre tutta questa storia che vi ho detto e finirà a combattere e poi dopo la liberazione e questa parte di militanti, di combattenti della Spagna in realtà portano il loro contributo politico, culturale e militare anche nella guerra, anche nella resistenza in montagna. Quindi c'è un filone conduttore tra tutte queste realtà che sono legate, e qui volevo sottolineare un aspetto, anche alle organizzazioni sindacali, perché molti di questi militanti in realtà vengono, come dire, perseguitati, combattuti, perché oltre che le loro idee politiche, prima di tutto continuano a fare un'attività sindacale molto pesante. Finisco facendo un'altra riflessione. Leggendo i profili di tutti questi 40-50 mantovani, il lavoro è ancora in corso, ci dovrebbe scavare ancora molto. Ovviamente ci sono alcune persone molto note, ma c'è una vasta area di persone che in realtà sono andate là a combattere e dei quali si è perduta questa storia, ma in realtà sono stati i primi che hanno cominciato a fare quella che noi oggi chiamiamo la resistenza, perché la resistenza è iniziata non solo negli anni 43-44, ma è iniziata molto prima per molti, e quindi bisogna in un qualche modo, credo, riprendere questo filo conduttore. E poi ci sono molti altri spunti che il libro di Cattini ci offre, e credo che la rilettura di questa esperienza mantovana ci permetta di fare delle riflessioni anche al di là del caso mantovano, insomma, no? Al di là dell'esperienza di questa storia, di questa provincia che in realtà è la prima provincia che poi vedrà un governo socialista,
ma sarà la provincia che farà, che promuoverà attraverso gli agrari, sosterrà il fascismo e così altro successivamente. Quindi dentro questo volume ci sono ancora tante porte importanti aperte che ci permettono di ricostruire questa storia e questa storia di questo collegamento che noi oggi definiamo i militanti antifascisti in Spagna, ma che in realtà percorrono i primi 50 anni della storia del Novecento in modo, secondo me, molto interessante, al di là degli specifici contenuti. Si potrebbe poi fare anche una riflessione, come già accennato Cattini, sulle definizioni politiche, no? Cioè, molti vengono catalogati comunisti, socialisti, anarchici o meno, ma in realtà la catalogazione è sempre molto, come dire, non corrispondente alla volontà, agli interessi di queste persone. Quindi speriamo di poterlo distribuire presto, questo volume, e quindi poter avere altre occasioni di discussione. Ci sono poi degli altri spunti, e quindi mi permetto di sfruttare questa mia posizione per fare una domanda a Cattini, perché nel suo volume c'è anche un piccolo approfondimento su Berneri, sulla morte di Berneri, quindi volevo che lui ne parlasse. Però se ci sono anche altri interessi e disponibilità, ben vengano. Posso fare Rispondo. un paio di brevi domande? Sì. Giovanni, scusa, non ho, forse avevo il microfono disattivato. O vuoi parlare prima della morte di Berneri, poi dopo? Come per me lo stesso. Beh, allora a Giovanni vorrei chiedere se è emerso qualcosa, se è possibile sapere qualcosa almeno di qualcuno di quelli che sono rientrati, perché una decina sono morti, di questi oltre 40, e come è stato quindi il rientro, sempre ammesso che ci siano i termini per poter dire qualcosa in questo senso. E all'archivio Franco Salomone vorrei chiedere se loro hanno conoscenza, esperienza, che ci siano studi analoghi per altre province o per altre aree del nostro paese, quindi della partecipazione italiana alla guerra di Spagna. Grazie. Rispondo? Ci sono altre domande o posso rispondere? Beh, nel mio studio sui Mantovani alla guerra, le storie diciamo, dei Mantovani dal Biennio Rosso alla guerra civile spagnola, ecco che è comparso un elemento molto importante che è appunto quello che riguarda l'assassinio di Camillo Berneri. Sicuramente che tutti conoscete come uno dei più brillanti, delle più brillanti menti dell'anarchismo italiano della prima metà del Novecento, e che morì appunto nelle giornate del maggio del 1937. In questo senso, diciamo che le mie ricerche sono ovviamente molto tangenziali rispetto al grande lavoro che ha fatto il Valerio Werther Pekkar, uno studente romano che ha fatto una tesi di dottorato appunto sul caso Berneri. Il caso Berneri, diciamo che gli studi in questo caso a cui rimando principalmente per chi volesse conoscere il caso Berneri e gli ultimi studi che non sono ovviamente, non sono il 100% della conclusione che non è stato assassinato dai comunisti, come sempre si è detto, però che porta degli argomenti importantissimi per vedere che appunto Camillo Berneri fu vittima di tutta una serie di mercanti di armi che agli inizi della guerra civile estorsionarono il ministro degli interni Ángel Galarza, il ministro degli interni spagnolo Ángel Galarza, che secondo gli studi appunto di Pekkar, riprodotti in questo caso Berneri, riuscirono a farsi dare vari mercanti d'armi, fra cui un italo-ungherese, certo Landero,
viveva a Gandia, vicino Valencia, e che era riuscito a diventare un intermediario con il governo spagnolo per comprare le armi in Francia. E in questo senso il signor Landero riuscì a farsi dare 20 milioni di pesetas della epoca, per comprare le armi, e che questi 20 milioni poi scomparirono e il signor Landero fu appunto assassinato, fu ucciso dagli anarchici che l'accusarono di essere appunto un approfittato, un mercante d'armi e non un vero rivoluzionario. E appunto Berneri si ritrovò a proteggere Albibbi, collega di Landero, un conosciuto anarchico, il Bibbi presente in Spagna, un anarchico onesto che non sapeva assolutamente nulla dei traffici loschi di Landero e che anzi aveva denunciato i traffici loschi di Landero, però che era stato perseguito dal governo della Repubblica. E in cambio Berneri aveva fatto di tutto per liberare Bibbi, cosa che c'era riuscito, e Bibbi, che era stato imprigionato nella città di Valencia, era riuscito ad essere messo in libertà grazie a una campagna internazionale che Camillo Berneri aveva fatto, grazie ai suoi collegamenti con tutti gli anarchici, in Francia, in Europa, negli Stati Uniti, e che quindi aveva, ottenuto che appunto Bibbi potesse uscire dal carcere di Valencia e arrivare a Barcellona. A Barcellona Bibbi rimase fino alla fine di aprile del 1937 e poi ritornò a Gandia, in questa località valenziana, e quindi scappò dai sicari di Ángel Galarza, che secondo gli studi di Pécar, furono gli incaricati di andare a cercare Bibbi, Berneri e Barbieri, che erano, secondo Ángel Galarza, capo del ministro, bueno, responsabile del Ministero degli Interni, era responsabile della scomparsa di questi 20 milioni di pesetas. E quindi, secondo questo studio, possiamo dire che la tesi tradizionale per cui l'assassinio di Berneri si doveva imputare ai comunisti entra abbastanza in crisi. Diciamo che quello che il documento definitivo, il Pécar non lo trova. Trova tutte delle indicazioni per cui varie personalità della politica spagnola a livello, diciamo, di lettere personali considerano che l'Ángel Galarza è responsabile, però il Pécar non trova la prova ultima per poter dire che Ángel Galarza è stato il responsabile della morte di Berneri. Per quel che mi riguarda, nel libro, quello che riporto sono, dopo aver studiato l'archivio sovietico nella parte di provocatori e spie e di varia documentazione, appunto quello che io ho trovato non è un riferimento esplicito all'assassinio di Berneri, se non nel fatto che ricordiamo che questi sono documenti interni fatti dalle brigate internazionali, dai commissari politici. Alla voce di Berneri dicono che Berneri era un noto attivista, un noto militante anarchico, che però era stato ucciso, però loro non sapevano chi l'avesse ucciso realmente Berneri, non sapevano, e anche questo appunto. Con questo non scagiona l'ipotesi tradizionale, però nel documento ufficiale, ufficioso interno del Comintern, del commissario dei politici, comunisti italiani, appunto loro dicevano che non sapevano assolutamente nulla di chi potesse essere, appunto, chi potesse essere il colpevole e chi fosse il mandante reale dell'assassinio di Berneri. E questo lo riporto nel libro. Però che appunto diciamo che una cosa che comunque rimane certa e che è evidente è che appunto nelle settimane successive il Partito Comunista, il Partito Comunista Italiano, considerò che Berneri era stato assassinato dalla rivoluzione in quanto controrivoluzionario. E questo fu un articolo che fu pubblicato sul Grido del Popolo, sul quotidiano comunista,
pubblicato in Francia e che fu, come ha studiato Enrico Acciai, che ha studiato la colonia italiana, la formazione e la storia della colonia italiana, Enrico Acciai, toscano di Grosseto, che ha fatto questa magnifica tesi di dottorato sulla colonna che è stata pubblicata 5-6 anni fa, ha studiato appunto il caso appunto di questo conflitto aperto e che rimase poi una ferita sanguinante fra le relazioni degli antifascisti italiani, fra anarchici e comunisti, che causò varie risse fra anarchici e comunisti in Francia, sempre verso appunto la figura di Camillo Berneri e sulla responsabilità dei comunisti rispetto come minimo al fatto di coprire negli anni successivi appunto questo assassinio politico. Quindi diciamo che le nuove linee interpretative che si sono aperte con lo studio di Werther Pekar, il caso Berneri, pubblicato nel 2018, ecco appunto, no, ci fanno vedere questa possibilità che Camillo Berneri fosse stato assassinato appunto da Ángel Galarza, da un emissario di Ángel Galarza, e per ragione appunto di questi soldi, di queste varie milioni scomparsi che erano destinati destinati a Landero per comprare armi nel mercato d'armi francese. E quindi diciamo che questa è un'ipotesi che bisogna prendere in considerazione, che lo stesso, mi sembra che lo stesso Pekar continua a fare ricerca in questa direzione. Per rispondere alla domanda di Daniela Ferrari, ecco, sul fatto di Mantovani, abbiamo visto appunto che una delle caratteristiche del volontariato mantovano è essere particolarmente avanzata nell'età, di essere persone anziane che in quel periodo ovviamente non erano gli anziani di oggi che sono tutti giovani, ma erano persone che erano vissute 20 anni senza capacità appunto economica, vivendo malamente, mangiando peggio, cambiando di letto praticamente una sera sì, una sera no, mangiando male, bevendo peggio, e che quindi molti di questi erano molto provati, e solamente quelli più giovani, fra cui appunto Cesare Roda, che era un 25enne nel 36, che quindi era più giovane e ancora forte in spirito, partecipò alla resistenza, alla continuità della lotta antifascista, perché sono d'accordo con Giancarlo Leoni, che realmente il profilo di questi mantovani, che poi estrapolabile a questa ampia serie di antifascisti che non smisero mai di lottare durante tutti questi anni contro l'avversità per trasformare la società in cui stavano, appunto in cui vivevano. Degli altri mantovani attivi nella resistenza troviamo Stagnetti, Felice Stagnetti, oppure Vinaschi, che anche lui è attivo, Stagnetti sarà attivo nella resistenza a Mantova, Angelo Filipputi, pure un altro che troveremo attivo nella resistenza, e poi troviamo alcuni di questi antifascisti che nel dopoguerra dicono di aver partecipato nella resistenza in attività di sabotaggio, però che, come nel caso di Luigi Gennari, che non abbiamo argomenti per essere sicuri che fosse così, e che magari appunto affermavano di aver partecipato in determinati avvenimenti della resistenza negli anni 43-45 anche per prendere una pensione e per l'attività antifascista. Questo per quanto riguarda la domanda di Danilo Ferrari, anche sugli studi delle altre località. Non so se vuole rispondere l'Archivio Salomone, però sì che ci sono, dagli anni 70 sono stati fatti molti studi che immagino che l'Archivio Franco Salomone abbia nella sua biblioteca. Qui vedo che mette una foto degli antifascisti marchigiani. Questo
Sì, ci sono, allora, ci sono degli studi, tra cui questo, che è stato pubblicato dall'AMPI. Noi abbiamo nel nostro archivio abbiamo più che altro materiale più recente, però collaboriamo spesso con la biblioteca, con l'Istituto di Storia della Bobbato a Pesaro, che tra l'altro cura delle bibliografie, e di specifico, quello che c'è di specifico è questo che ho messo in condivisione, che è un volume del 2012, fatto appunto in collaborazione con l'AMPI, da Lucioli. Poi ci sono stati degli studi locali, soprattutto sull'Urbinate, su alcuni anarchici urbinati. A Pesaro c'era un compagno che è mancato una decina di anni fa, di cui purtroppo però credo che non sia stato possibile raccogliere le memorie da parte di nessuno. Questo per rispondere, per quello che posso, alla domanda che ci è stata fatta. Bene, grazie. Se ci sono altre domande o anche altri interventi. Scusa Lia, c'era Giovanni che mi pareva che avesse anche qualche altra informazione sulle ricerche fatte e pubblicazioni in Italia su questo. Sentiamo se è in grado di aggiungere quello che stava dicendo. Sì, ovviamente ci sono molte pubblicazioni. Dagli anni 70 c'è stato, diciamo, un boom legato all'AICVAS, all'Associazione Italiana Volontari Antifascista della Guerra di Spagna, fra cui c'è una pagina web che hanno messo in piedi negli ultimi 2 anni, ed è una pagina eccezionale perché se la mettete. E se la digitate nel computer potete vedere appunto che stanno facendo una lista di tutti gli antifascisti e legano l'antifascista alle pubblicazioni locali, regionali e ai fondi archivistici in cui appunto si possono trovare informazioni su questi antifascisti. E questo penso che è il contributo più importante che è stato fatto negli ultimi 2 anni, che si trova online in open access, che potete entrare senza problemi e scaricare addirittura la documentazione del Parri di Bologna e del Nazionale, in cui appunto ci sono le schede dei vari antifascisti. Non solo dei garibaldini, ma anche degli anarchici, e inoltre hanno un collegamento con un fondo bellissimo, col fondo fotografico, che quelli che hanno avuto il mio libro fra le mani vedono che ci sono alcune foto che provengono appunto dal Parri, dall'Istituto Parri, che tanto con la sua sede nazionale di Milano come con il Parri di Bologna hanno messo online un patrimonio fotografico immenso, che si può consultare, che è realmente molto. Ecco, questa è la pagina web, qui vedete, ecco, Marco Puppini, che è stato per anni il direttore dell'AICVAS e che è un grande studioso della Brigata Garibaldi, e che appunto ha dato un'impronta molto importante a questa raccolta di tutti questi studi e di tutte queste la presenza, ecco, di questi 4.000 italiani più o meno, che sappiamo aver partecipato nella guerra civile spagnola, dal punto di vista, diciamo, della Repubblica o dal punto di vista antifascista in generale. Posso intervenire? Allora, sono Carlo Berini del Circolo Libertario Mantovano. Io volevo intanto ringraziare Giovanni Cattini per il lavoro che ha fatto, la sua tesi. Io l'avevo contattato, ci eravamo sentiti l'anno scorso perché volevamo comunque presentare a Mantova la sua tesi, sperando appunto in una pubblicazione. E poi appunto Giancarlo Leoni, insieme a Giancorrado Barozzi, hanno lanciato
questo importante progetto di costruire, li ringrazio per questo, di pubblicare la tesi che aveva fatto Giovanni. Beh, intanto, prima di tutto, secondo me il libro è importante perché incomincia a dare memoria proprio alle persone. Una delle cose che mi è piaciuta del libro è che c'è proprio la storia delle persone, cioè il loro vissuto, no? E due, uno degli obiettivi che ci siamo posti come Circolo Libertario quando ci siamo fondati un paio di anni, 3 anni fa, era quello di appunto raccogliere, incominciare a raccogliere le storie degli anarchici, dei libertari, comunque degli antifascisti mantovani. Un pochino siamo riusciti a raccogliere perché alcuni compagni e compagne hanno incominciato a portarci cose, a invitarci nelle loro case a far vedere gli archivi che ci sono. Però sono tante storie, per esempio di Castagna, ci hanno portato una delle sue foto col moschetto quando era in Spagna, appunto durante la guerra di Spagna. Però ci sono tantissime cose che stanno andando perdute, archivi di anarchici mantovani che vengono proprio buttati anche al macero. Quindi uno degli appelli è anche quelli dell'Istituto di Storia di magari fare proprio delle iniziative per coinvolgere persone che hanno nelle loro case questi archivi qua e poterli salvare, insomma, perché non vadano distrutte le foto. Abbiamo raccolto anche, per esempio, tante foto di una persona che aveva partecipato appunto alla guerra di Spagna, circa un centinaio di foto che aveva fatto appunto durante durante la guerra di Spagna. E quindi poi volevo fare una domanda, Cattini, volevo capire se secondo lui quanto, cioè se durante le giornate, il Biennio Rosso e durante questi moti che ci sono stati nel Mantovano, a Mantova, cioè quanto soprattutto da una parte dei socialisti abbia bloccato la possibilità di una rivoluzione, diciamo di sinistra nel Mantovano e poi in Italia. Bene, rispetto a questa ultima domanda, ecco, nel libro forse non sono molto chiaro nel lasciarlo abbastanza chiaro, dirlo chiaramente, però appunto quello che risulta è che la rivoluzione spontanea, che poi alla fin fine si trovano vari militanti anarchici, socialisti rivoluzionari, travolge la dirigenza politica. E realmente no, non c'è nessuno, o no, no, nessuno che sa ben bene che cosa fare. Questo è nelle giornate rosse, quello che si vede è che iniziano una rivolta spontanea che inizia con lanciando le pietre al presidio militare, assaltando le carceri, però poi alla fin fine, realmente, se lo andiamo a analizzare in questo senso, penso che Carlo Longhini, quando ha pubblicato 10 anni fa il suo studio sulle giornate, uno studio meticoloso sulle giornate rosse, con cui avevo parlato nel suo tempo con Carlo Longhini, realmente quello che si vede è che i rivoluzionari, anche con le armi alle mani, non sanno ben bene che cosa fare, e questo è sicuramente è il principale problema, perché le giornate rosse sarebbero potute funzionare se anche nelle altre località italiane fosse nata una rivolta generalizzata. Invece, nel momento in cui le giornate rosse si limitano a Mantova e alcune località della provincia di Mantova, San Benedetto Po, però San Benedetto Po lo stesso, che è il paese dove ci sono più rivoluzionari, succedono più cose, o su Zara, alla fin fine non riescono a far nulla, non sanno ben bene che cosa fare, e non sanno ben bene che cosa fare perché il fascio ultrarivoluzionario creato alcuni mesi prima, anche nelle altre località italiane, non riesce a imporsi come la rivoluzione sembra imporsi a Mantova, come minimo il giorno 3 dicembre. Il 4 dicembre è già praticamente finito perché arrivano i militari dappertutto e che circondano la città.
c'è il tragico assassinio di Bertani, e poi bisognerebbe analizzare ben bene com'è l'attività tanto dei militari come degli stessi insorti, perché infatti, malgrado dobbiamo vedere che ci sono alcuni morti, i morti sarebbero stati molti di più se i militari avessero realmente sparato all'altezza d'uomo. Quando uccidono Bertani, il giovanetto che va a fianco di Bertani, appunto ci sono due morti, però sappiamo che hanno le mitragliatrici in Piazza Sordello e lì ci sono una sparatoria, però sembra che nessuno punti realmente alle persone. E qui ci sono varie interpretazioni, fra cui il fatto che ci fossero vari soldati che fossero appunto mantovani, non volessero sparare degli altri mantovani o che fossero addirittura consapevoli e d'accordo con le ragioni della protesta, però che non si vedevano nel, non si, non si, non, non pensavano di essere in un soviet russo di cittadini, soldati, operai, contadini per fare la rivoluzione. E quindi le giornate rosse sono molto eclatanti. Però alla fine non c'hanno dei gruppi politici che riescono a capitalizzare la rivolta per ottenere una rivoluzione. No, non siamo in Spagna, non siamo a Barcellona 18 luglio che i rivoluzionari sanno che cosa fare, perché hanno delle strutture importanti che si prendono in mano tutta la gestione della società. Qui stiamo parlando di una rivolta che rimane senza capacità di andare più in là del primo giorno, perché in fin dei conti la grande rivolta delle giornate rosse è il 3 dicembre. Il 3 dicembre, la notte, tutto il giorno, però poi il 4 dicembre è già finito, il 4 la sera, e il 5 inizia una repressione sistematica che finisce con 1.000 mantovani in prigione, più tutti gli altri che scappano. Perché se 1.000 finiscono in prigione, altrettanti o come minimo 10 volte di più scappano via da Mantova e dalla provincia di Mantova perché sanno che possono finire in prigione. E quindi questo è una delle cose che bisogna tenere in conto. Quindi in questo senso mi sembra molto interessante lo studio di Fabio Fabbri sul dopoguerra italiano, Fabio Fabbri, che cito nel libro, perché lui ha analizzato tutte le rivolte come quelle di Mantova, ce ne sono molte in tutta Italia, nel Biennio Rosso. Sono rivolte che poi mette in contesto con diciamo, le violenze fasciste e che appunto lavora abbastanza bene per mettere in dubbio quello che il biennio rosso fosse unicamente rosso, perché è un biennio con moltissime violenze. Quindi, detto questo, la rivolta di Mantova è importante, è una rivolta che è stata considerata come la rivolta della teppa, appunto dei delinquenti, però è stato un momento importante, però che non aveva dei gruppi politici che la riuscirono a capitalizzare per fare realmente una rivolta. E una domanda, Carlo, scusa, di chi sono quelle 100 foto che avete detto, che avete recuperato? Sì, di un Nardi. Come si chiama? Nardi. Ah, Nardi! Sì, questo qui lo cito nel mio libro. Immagino che sia lo stesso Nardi che cito nel libro. Non lo so, perché io non l'avevo trovato, Nardi. Forse ho letto un po' troppo velocemente, perché quando leggo, sono vorace. No. Allora, scusate, vorrei anch'io fare un controappello a Carlo Berini, visto che, come tu sai, sono molto sensibile al discorso delle fonti degli archivi, avendo trascorso tutta la mia carriera all'Archivio di Stato di Mantova. Quindi, se vuoi segnalare, faresti cosa gradita e giusta e buona, se vuoi segnalare all'Istituto dei contatti, non la settimana prossima naturalmente perché il periodo adesso non lo consente, ma volentieri l'Istituto prenderà contatti e si renderà disponibile per acquisire e valorizzare questi materiali. Bene. Quindi le presentazioni dei libri servono anche a questo, anche se fatti a distanza. Assolutamente sì.
Lia, se mi consenti una... No, scusa, Sì, no, fai... c'è un'altra domanda in chat fatta, rivolta al professor Cattini sulla consistenza delle mantovani che invece partirono per la Spagna dall'altro fronte. Nel fronte franchista, io questo Esatto. qua, no? Non è stato, diciamo, quello che ho studiato, l'estate scorsa ho guardato un po' con i giornali, la Gazzetta di Mantova, la voce di Mantova online, e appunto trovai che c'erano stati 33 morti e 88 feriti fra i fascisti mantovani. Questo vuol dire che sicuramente, o il doppio, il triplo, si pensa che siano quelli che siano il numero dei mantovani franchisti. Poi ricordiamo che i Secondo la volontari... voce di Mantova del 9 giugno del 39 si parla da 350 e 200. Ecco, appunto, 250-300, però ricordiamo che quelli che sono passati alla storia come volontari fascisti, ovviamente c'era un poco di tutto, non erano tutti fascisti convinti. Ce n'erano di fascisti convinti, per carità, però c'erano anche molti che erano attratti appunto dalle laute paghe che dava Mussolini a tutti coloro che andavano in Spagna. Laute paghe che poi pure erano pure elargite dal governo di Franco, perché si parla molto dei volontari, del corpo truppe volontarie, però ci furono anche molti altri contrabbandieri, avventurieri che si arruolarono in varie divisioni della Legione Spagnola per i lauti stipendi con cui appunto venivano ingaggiati e che quindi erano un richiamo importante, il richiamo importante per cui molti disgraziati, disoccupati alla fin fine andarono con il corpo truppe volontarie in Spagna. Sono Maria Dal Conte e sono la presidente dell'associazione Faro Tricolore di Desenzano del Garda. E saluto e ringrazio i partecipanti a questa conferenza che mi ha interessato molto, anche se l'argomento lo conosco un po', cioè scolasticamente, solo perché ho insegnato 38 anni nella scuola. E anche italiano e storia, quindi però ecco, posso confermare il fatto che molti andarono a combattere dall'altra parte come poveri disgraziati, attirati soprattutto dalle paghe che venivano date, e quindi non c'era un'effettiva volontà politica dall'altra parte, c'era anche il motivo della povertà, che ecco, e questo in base anche a racconti, dai racconti che ho raccolto anche da parte di mio suocero, che è napoletano, era adesso purtroppo deceduto, e appunto mi raccontava che tanti si arruolavano, ma proprio per queste paghe che erano promesse, che costituivano un sostentamento per delle famiglie. Grazie. Sì. Grazie, ecco. Non avrei altro da aggiungere, quindi ringrazio, ecco, e sarebbe da approfondire anche, ecco, questo argomento, quanto di ideologico c'era in quelli appunto che hanno partecipato, e quanto invece di semplicemente sbarcare il lunario era dall'altra parte. Ecco. Grazie. Grazie, grazie a lei. Ci sono altri interventi? Lia, scusa, una battuta solo finale rispetto al tema delle giornate rosse nel Mantovano, per ricordare solamente, perché questo sarebbe un'altra cosa da approfondire, che in realtà il polo industriale di Suzzara, che allora era già dai primi anni del Novecento un polo industriale produttivo importante, aveva visto l'occupazione delle fabbriche, aveva visto già allora la presenza dell'USI, dell'Unione Sindacale Italiana, e quindi tutto il filone anarco-sindacalista e quant'altro, fino alla costituzione, alla costruzione della cosiddetta Casa dei Comunisti Anarchici, che poi di lì a poco venne
occupata e espropriata dai fascisti. Su questo qualcosa scrisse Giovanni Negri di Suzzara, che si è occupato di queste storie del Partito Comunista Suzzara, con un piccolo aneddoto che vi racconto, che a un certo punto lui descrive l'assalto dei fascisti alla casa che lui chiama la casa dei comunisti, ma che in realtà era la casa dei comunisti anarchici, perché dice che vanno a bruciare le bandiere rosso-nere, no? E quindi quelle nere. Quindi c'è questo racconto storico. Però, al di là di questo aneddoto, il cosa avvenuto in quel periodo, anche sul lato sindacale, sarebbe stato molto interessante, al di là degli aspetti, come dire, della rivolta che è stata accennata prima, perché c'è una lunga storia che purtroppo è molto seppellita.